inglese, May, maggio ad esempio, in questo caso? In questo caso sì. Ah, in inglese, va bene. Siamo internazionali. Signora, capito? Non c'è più, non c'è più. La signora giustamente non riesce a decifrarli perché dicevamo, eccoli qua, abbiamo la scheda in onda, esplicativa. Chi ce la commenta questa scheda? Vabbè, possiamo dire che allora le prime due lettere indicano la nazionalità di produzione, in questo caso T che significa Italia. E poi c'è un numero 3, oppure può essere 1 o 2, che è la tipologia di allevamento, cioè se è un allevamento in batteria, un allevamento a terra o un allevamento biologico. Poi c'è anche la indicazione e il numero dell'azienda che produce le uova e quindi la provenienza diretta, oltre poi anche alla data di produzione delle uova stesse. Perfetto, abbiamo spiegato la carta d'identità dell'uovo. Io ho dovuto promuovere la panna. Grazie. Ho dovuto... Mi stai ingozzando. No, avvocato, non mi sto assolutamente ingozzando. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Sì, pronto. Io sono Clementina, chiamo da Potenza. Clementina, buonasera, benvenuta. Buonasera a lei e a tutta la Potenza. Grazie. Complimenti per tutto quello che lei sta a dire. E poi vorrei fare tanti tanti complimenti all'avvocato. Grazie. È sicura, signora? Io, caro avvocato, vi conoscevo come bravura in legge. Ma non come... E stai, ho capito bene. Sicuramente l'avvocato mi ha riconosciuto chi sono. Sì, sì, la saluto affettuosamente. La saluto tanto e gli faccio tanti auguri, tanti in bocca al lupo. Grazie, cara signora, grazie a lei per averci chiamato, simpaticissima, grazie signora. Io sono sempre una vostra ascoltatrice. E questo ci fa tanto piacere, cara signora, grazie mille, grazie. Vi seguo e vi saluto tanto tanto. Grazie, arrivederci. Complimenti e complimenti, veramente complimenti. Grazie cara signora, buona serata. Buona serata. Arrivederci. Chef, intanto nel nostro riccio capriccioso, che si chiama così, esatto, riccio questo, curioso. Esatto, questo qua adesso lo andiamo a mettere nel congelatore. Aspetta, cosa abbiamo messo? Abbiamo messo il pan di Spagna, abbiamo messo il rum, abbiamo messo... Io ho messo solo la panna adesso perché non sono riuscita a fare la crema, sinceramente sono andato un po' in palla stasera. Sì, perché no? È stato bravissimo, mamma mia. Oddio, lo andiamo a mettere un attimino nel congelatore. Nel congelatore. Io l'ho portato anche questo qui, ho portato è pronto. Tipo uno zuccotto. È uno zuccotto, una sorta di zuccotto. Allora l'andiamo a decorare così vediamo come viene fuori il riccio, va e bene? E poi vediamo anche le torte questo... nel forno. Esatto. Ok, esatto. Perfetto. Sì, pronto, buonasera. Pronto. Volevo sapere, ma nel composto lì della panna, solo panna ci sta? Sì, signora. Solo perché... panna liquida montata, vero? Sì, perché non sono riuscita a fare la crema in tempo. Solo panna? Quindi si può fare anche tipo come panna e crema pasticcera, tipo chantilly? Esatto, la crema Chantilly si può fare, signora. Dai la ricetta anche... della crema, Chef. Sì, cioè esatto, per fare la crema è semplicissimo, ci vogliono 6 uova, anzi ve la do anche in maniera ancora più semplice, 6 uova, 1 litro di latte, 6 cucchiai di zucchero e dell'amido di mais, in modo che non andate nemmeno a pesare nulla. Di amido di mais ne mettete 2 cucchiai, mettete il latte a fuoco, e montate leggermente i rossi d'uovo, il tuorlo dell'uovo con lo zucchero e aggiungete mano a mano un po' di latte caldo. Quando il composto si è amalgamato il tutto, andate ad aggiungere nel latte che è sul fuoco, continuate a girarlo lentamente in modo che la crema non impazzisca, si dice, che non faccia dei grumi. Se eventualmente passate un mix a velocità elettrica e con quello lì andate a sciogliere anche i grumi che ci sono. E come quantità di panna? Allora, la quantità di panna dovete scegliere voi. Solitamente per avere una buona crema Chantilly, che poi il nome Chantilly si dava solamente alla panna in francese, potete fare due parti
di crema e una parte di panna. Poi dipende dalla delicatezza che volete dare alla vostra crema. Ho capito, ma poi questo composto si solidifica in frigo o in freezer? Se mette in freezer fa prima, signora, perché deve solidificare un attimino, perché quando andate a rovesciarlo, altrimenti vi crolla tutto e non riuscite poi a decorare. Però una volta solidificato poi si mantiene in frigo? Sì, nel frigorifero, non deve congelare, sino deve stare giusto il tempo che si diventa più solido. Ok, noi la quindi poi darete la forma di un ricetto tipo... Ora ve lo faccio vedere, signora. Adesso ce lo farà vedere, lo vedremo insieme, va bene? E poi volevo dire che io le uova le conosco benissimo. E compro solo questo tipo di uova perché le ho sperimentate e sono ottime. Anche io, devo essere sincera, per non dire quali, una delle due, ecco, vi dico questo, le compro sempre, sono buone, vero? Sì. È vero, confermo. Noi ti salutiamo, ciao e grazie. E continuiamo. Abbiamo parlato di uova, abbiamo parlato di queste due grandi aziende questa sera, aziende che hanno una quarantina d'anni l'una. Vero, i nostri certo. Produttori sono assorti dal mondo della televisione, sono stati rapiti. Siamo affascinati dai dolci. Avete fame, vero? Ho capito. Hanno un calo di zuccheri. Adesso assaggeremo qualcosa, vero chef? Ah sì, prepariamo i piatti per farli vedere a casa ai nostri amici e poi daremo almeno un bignè. Anch'io sono digiuna, però non mi lamento, insomma. Oh, che meraviglia, eccolo qua, il nostro ricetto, così come è uscito dal freezer, giusto? Sì, un attimino a riposare nel freezer ed è uscito. E come lo decoriamo? Adesso lo decoriamo con la panna. Devo prendere un altro beccuccio. Allora riempiamo prima, scusami Simona, che ho il beccuccio riccio, e riempiamo da prima i bignè. Prima i bignè, ecco, prepariamo quelli da lasciare qui per farli vedere ai nostri amici a casa e poi serviamo i nostri ospiti che hanno un calo di zuccheri come me del resto. Avvocato? Ecco qua. Ma volevo dire, Simona, che diamo qualche consiglio alle nostre telespettatrici per scoprire se l'uovo è fresco. Magari dopo la pubblicità, c'è la pubblicità. Subito dopo la pubblicità. Subito dopo la pubblicità, ecco. Allora, tra pochissimo.